canale. Che devo aspettare? Su, iscriviti, uffa! Ma buonasera miei piccoli geni, come da titolo YouTube, addio al numero di non mi piace dai video, questa è una notizia. E ANSA, quindi non è una farloccata presa da lercio.it, purtroppo in realtà YouTube ha deciso il conteggio dei non mi piace sotto i video non sarà più visibile. La mossa, secondo la compagnia, parte del gruppo Alphabet, o Analphabet, bisogna vedere dai punti di vista, si è resa necessaria per creare un ambiente inclusivo e rispettoso. Ad oggi YouTube, insieme a Reddit, è una delle poche piattaforme ad offrire agli utenti la possibilità di votare contro un contenuto, mentre social come Twitter, Facebook e TikTok spingono verso interazioni più positive e meno divisorie. Ora, se ricordate chi comunque bazzica su YouTube dai tempi, cioè dagli albori proprio, un tempo esistevano le stelline, no? Una stellina, un gradimento pressoché nulla, 5 stelle, super gradimento, e da lì potevi anche un attimo indirizzarti verso un video piuttosto che un altro. I mi piace e i non mi piace io credo che tuttora servano, perché ci sono dei video farlocchi, ok? C'è ancora gente che fa titoli clickbait come se non ci fosse un domani, e molte volte il numero dei dislike aiuta tanto a capire se quel video può essere appunto un farloccone o un video di una certa qualità, perché non mi sembra che comunque si possa creare un ambiente inclusivo e rispettoso se tu dai modo all'utente di vedere anche dei video un po' del cazzo, ok? Quindi non sono molto, diciamo, contenta da questo punto di vista. Da un altro punto di vista, volevo salutare quello che mette sempre dislike ai miei video senza che neanche, cioè, manco sono usciti c'è già il dislike. Io già avevo notato che c'era qualcosa di strano, tipo anche a questo video qui. Tolgo via l'audio. E c'era già un dislike, poi è sparito, o altre volte c'era più di un dislike e sparivano. Quindi io già, insomma, sentivo puzza di cambiamento da parte di YouTube, perché è impossibile che una persona che ti mette dislike poi lo vada a togliere, insomma, specialmente se per qualche ragione gli stai sul cazzo anche se non ti conosce. Quindi avevo già visto qualcosa di questo tipo. Diciamo che per questi, come posso dire, psicolabili, ossessivi compulsivi che ti mettono dislike anche con più di un account perché boh, si sentono poi realizzati e soddisfatti, diciamo che da questo punto di vista può essere una cosa positiva. Ma solo per questo, perché comunque c'è tanta gente che riceve dislike, cioè anche il famoso Mister Nichilista, tempo fa aveva comunque diciamo messo in evidenza che a lui arrivavano un sacco di dislike, era comunque impossibile che ricevesse in base sia al numero degli iscritti che al numero delle interazioni, perché c'era un sito che si occupava proprio di quello, sia di far mettere i like che i dislike ai video altrui, quindi tramite comunque tutta una cosa farloccosa, poco anche legale tutto sommato. Quindi c'era anche questa cosa che comunque l'ho vista poi anche ricevere da altri youtuber che si lamentavano appunto del fatto che ricevevano un sacco di dislike, comunque ovviamente farlocchi, perché se un canale di 3000 iscritti riceve 500 dislike e 20 like, c'è qualcosa comunque che non va, perché comunque diciamo che il rapporto non quadra, ecco, non quadra assolutamente. Quindi insomma, sembra che YouTube voglia appunto non rimuovere il tasto, perché in realtà non rimuoverà il tasto, tu potrai mettere dislike, tu che arrivi, ma il dislike lo vedrai solo tu, cioè gli altri magari 500 che vengono a vedere questo video, il tuo dislike non lo vedranno, il tuo come quello di altri. Io potrò vedere il numero di dislike tramite YouTube Creator, perché lì insomma resta, però diciamo che pubblicamente questo video adesso ha 11 like, uno mio, perché comunque a me piace il mio video, e rimarrà così. Quindi magari adesso se qualcuno prova a mettere un dislike può darsi pure che ci resti, però e in buona sostanza in futuro 11 ce ne sono, 11 resteranno. Poi adesso non so qui
Sì, vabbè, poi qua parla di Instagram. Poi c'è scritto: è un passo importante per ridurre i comportamenti che mirano a mettere a tacere e molestare i creator, ecco, in modo particolare quelli più piccoli, i canali che hanno appena cominciato a postare. Questo anche potrebbe essere interessante, perché comunque, per esempio, anche il mio canale non è grande, cioè non ha neanche 4.000 iscritti, e mi sono ritrovata dei dislike, non so neanche io da dove siamo saltati fuori, benché poi io credo che tutti debbano, come dire, esprimere il proprio dissenso, no? Però noto che molte volte, oltre al dissenso, ci sono pure gli insulti. E anche qui forse YouTube dovrebbe fare qualcosa in più, perché comunque ci sono proprio dei commenti che, vabbè, spariscono, e devo dire che molte volte spariscono questi commenti, come arrivano se ne vanno, perché evidentemente l'algoritmo di YouTube li blocca, però non è ancora, diciamo, al top. Vediamo un po'. Vabbè, questa è una notizia abbastanza breve, ci sono anche notizie più approfondite, tra cui proprio il fatto che appunto il dislike non lo vedrà nessuno, però è anche vero che ci sono un sacco di video veramente fatti col culo, veramente brutti, con dei titoli che non c'entrano niente con il contenuto, così pure anche le miniature, in cui YouTube dovrebbe cercare di censurare, o comunque, se non di censurare, di far modificare il video, perché se io parlo di fagioli per 20 minuti e come titolo metto, vi faccio vedere, non so, il trailer dell'ultimo film uscito al cinema, cioè capite che è una bella presa per il culo per l'utente, quindi secondo me YouTube dovrebbe anche capire un attimo cosa poter fare per i video farlocchi. Non so, magari un disclaimer, un qualcosa che ti avvisi: guarda che questo video in realtà il contenuto è diverso da quello che vedi nel titolo, eccetera eccetera. Boh. Comunque, se da una parte penso sia giusto, dall'altra mica tanto. Quindi, se avete visto questo video, e dite cosa ne pensate voi. Ovviamente è inutile spolliciare all'ingiù, perché tanto, anche se ci sarà il vostro pollice all'ingiù, poi lo toglieranno, quindi cercate magari di commentare, quindi, perché non vi è piaciuto questo video, perché non vi piace l'idea che YouTube tolga via questa possibilità di dissenso, anche perché secondo me magari se il dislike poteva un attimo trattenere la rabbia di certi soggetti e magari evitare commenti stupidi, secondo me aumenteranno i commenti un po' del cazzo. Vabbè, per questo video qua è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!